Un bel ciotola domenica, ti sei piaciuto? Sì, peccato per come è andata la partita, perché secondo me la potevamo vincere se la gestivamo meglio, solo che purtroppo il calcio è così. Loro hanno fatto una buona partita e sono stati fortunati perché hanno segnato, diciamo, alla fine sia del primo che del secondo tempo. E dispiace perché magari in casa ci teniamo a vincere. Però purtroppo il calcio è così, bisogna guardare avanti con entusiasmo perché siamo sempre primi e cercare di migliorare gli errori che abbiamo fatto. Ecco, spiegami un po' sinceramente perché fino adesso il Verona non ha visto il miglior ciotola, lo sta vedendo solo adesso. Ma io ho avuto qualche problema all'inizio di campionato al ginocchio e diciamo che ho saltato un po' la preparazione. E poi adesso mi sto allenando con continuità e riesco, diciamo, ad esprimermi meglio. Spero di comunque ridare il contributo alla squadra perché mi sento importante, speriamo di fare bene. Ecco, senti di avere colpe tue al di là dell'infortunio? È normale, comunque sì, ci sono sempre le colpe, bisogna diciamo prendersi le responsabilità, però adesso, cioè, diciamo che il campionato è ancora lungo, mancano ancora 15 partite e spero di dare continuità, diciamo, alla prestazione di domenica. Ecco, quali sono state le difficoltà principali che hai incontrato quando sei arrivato? Ma un po' di ambientamento, poi ho fatto 2 o 3 anni, gli ultimi 2 o 3 anni ho giocato sempre a sinistra e diciamo mi sono un po' adattato a destra, però adesso mi trovo benissimo e quindi diciamo queste sono state un po' le difficoltà iniziali. Mi dici quanto sei, tra virgolette, contento per essere primo in classifica, ma allo stesso tempo dispiaciuto perché hai soltanto 2 punti di vantaggio sulla seconda, visto il campionato che state facendo voi e che non stanno, mi viene da dire, facendo le altre? Ma comunque è sempre bello, cioè, stare primi lì sopra davanti a tutti. Il nostro girone è un girone molto difficile, cioè, tutte le squadre sono organizzate, infatti basta vedere la partita di ieri, che la Gavese ha vinto lì, ha vinto a Pescara. Quindi sono tutte partite difficili, cioè non è niente di scontato. Bisogna andare in campo con diciamo, la grinta, massimo impegno, cercare sempre di ottenere il massimo. Però, come ripeto, non è facile perché le squadre sono tutte organizzate, quindi bisogna lottare su tutte le battaglie se cerchiamo di ottenere il massimo. Ecco Nicola, quanto è lontano o vicino il ciotola dell'anno scorso ad Avellino, delle 30 partite, dei 5 gol, da questo ciotola? ma l'anno scorso, diciamo, sì, ho fatto un ottimo campionato, però ho cominciato a giocare a marzo. Cioè, anche l'anno scorso, i primi mesi, ho fatto fatica perché non giocavo, ho avuto qualche infortunio. E poi da febbraio fino a maggio ho fatto una 15ina di partite alla grande, con 4 gol, sì. Ma spero di ripetermi perché se sto in forma riesco a dare tanto. E spero di dare tanto perché, come ripeto, cioè, l'importante è cercare di vincere questo campionato, poi tutto viene capito da sé.